Beh, ringraziamo il Presidente Berlusconi e il Coordinamento nazionale per aver voluto scegliere il Piemonte, il Coordinamento regionale presieduto da Paolo Zangrillo per dare inizio a questa manifestazione che si svilupperà poi nelle prossime settimane su tutte le piazze nazionali, di tutti i comuni, di tutti i territori, per quello che è uno degli aspetti più importanti e significativi che oggi i nostri concittadini aspettano, quello di dare una limitazione secca e chiara alla tassazione fiscale che oggi ognuno di noi paga allo Stato. Basta tasse significa che tutti i parlamentari sia la Camera che il Senato di Forza Italia presenteranno una risoluzione in Parlamento nella quale Andremo a eh, incidere con una quota fissa in Costituzione delle massime tasse pagate dai nostri cittadini, cioè non si potrà superare quella soglia che è del 30%. Presentare in prima nazionale a Novara, in, nella mia città, questo evento non può che rendermi, os, os, oltre che orgoglioso, assolutamente anche responsabile per portare un nu, grande numero di firme a sostegno di questa iniziativa. Se non ci fermiamo, arriviamo. Davvero un regime dove ci sono solo tasse e ferma ogni iniziativa privata, ferma ogni attività demotiva. Eh, rischiamo davvero di raggiungere quell'obiettivo che è l'obiettivo di 5 Stelle, la decrescita felice. Ormai è un paese che è, non dà più segni di, di vita. Noi vogliamo davvero cambiare questo paese e un primo passaggio è proprio quello di arrivare a, a un voto italiano, un voto degli italiani che dica... Eh, Basta con le tasse. Io credo che l'intero universo italiano debba essere seriamente preoccupato di una manovra che non ha cuore, non ha anima, ma sicuramente sono tanti cittadini in difficoltà. In aula porteremo avanti le nostre battaglie e io voglio dare le risposte a chi ha eletto me come deputata parlamentare di Forza Italia, ma anche a tutti gli italiani che ancora nutrono aspettative dalla politica. Il nostro partito a livello nazionale voluto che il Piemonte iniziasse questa mobilitazione nazionale a difesa dei cittadini contribuenti mettendo con una proposta di legge costituzionale un tetto alla tassazione a carico dei cittadini direttamente nella nostra Costituzione, crediamo che eh, sia valsa la pena iniziare dal Piemonte perché il Piemonte è una delle regioni in Italia che ha più appagato il prezzo di questa crisi economico-finanziaria che si è scatenata dieci anni fa e che quindi ha bisogno di ripartire in maniera importante. Per ripartire, noi crediamo che l'unica strada sia quella di un taglio drastico, uno shock fiscale, appunto. Noi stiamo raccogliendo firme, speriamo nella grande adesione già stamattina ne abbiamo raccolte centinaia per poter mettere in Costituzione un tetto massimo delle tasse che i cittadini e le imprese possono pagare allo Stato e cioè il 30% di quello che possono essere i guadagni dell'anno, perché è chiaro che pagando tutti si paga tutti un po' meno, ma nell'attesa non è che quelli che stanno già pagando debbano avere delle trattenute in busta paga o debbano essere costretti per 7-8 mesi l'anno alla lavorare per uno Stato che diventa padrone e non a disposizione dei cittadini. Purtroppo il problema delle tasse è un problema sentito soprattutto dai nostri imprenditori che sono coloro che danno lavoro ai nostri figli e ai nostri nipoti, quindi dobbiamo assolutamente cercare di inserire in Costituzione questo limite di prelievo del 30%. Per quanto riguarda la Regione abbiamo approvato recentemente due ordini del giorno, sia sul bollo auto sia sull'Irap, che cercheremo di attendere nel miglior modo possibile in modo da dare un po' di agio e di messaggi positivi agli imprenditori. Attraverso l'IRAP e messaggi ambientali ma anche a favore della filiera dell'automotive sul bollo auto. Chiediamo di esonerare le imprese che aprono in Piemonte per 5 anni dall'Irap nella quota regionale e chiediamo di andare incontro alle famiglie togliendo il bollo almeno per 3 anni per coloro che acquistano una macchina meno inquinante quindi un Euro 6 andando a rottamare un'auto inquinante quindi dove governiamo dimostriamo che questo è quello che vogliamo e che è quello che si può anche fare, quindi in questo momento stiamo chiedendo allo Stato, stiamo chiedendo e raccogliamo le firme perché in Costituzione si è inserito un limite del 30% alla tassazione che si può fare direttamente, quindi attraverso le tasse l'IRPEF e quant'altro sui cittadini italiani.